Però un ricco mercante. Madre e figlio accettarono felici. Così il mago prese Aladino con sé, lo rivestì con abiti nuovi da capo a piedi, si avviarono verso la campagna. Giunti ai piedi di un monte, scostò alcuni sassi e mostrò al ragazzo una lastra di marmo con un anello di bronzo. Questo sotterraneo contiene un tesoro. La lampada è un tesoro, facciamola vedere la lampada. Questo sotterraneo contiene un tesoro. Scendi e il tesoro sarà tuo, disse ad Aladino. Ti troverai anche una vecchia lampada ad olio, continuò il mago. Quella la darai a me. In caso di qualche pericolo, questa lampada ti salverà. E gli mise al dito un anello con una grossa pietra. Nel sotterraneo, Aladino trovò alberi coperti di frutti che egli credette fossero di vetro colorato, mentre invece si trattava